Nella settimana, pochi giorni da un derby che deciderà molto, se non tutto, in questo finale di stagione. Noi volevamo sentire chi protagonista l'ha fatto, gli abbiamo fatto una corte spietata perché lui non è proprio avvezzo, cioè, esce benissimo in comunicazione, però si fa corteggiare un pochino, poi sta fuori, sta all'estero. Noi lo accogliamo con grande piacere, qui in diretta a Teleradio Stereo, perché di romanisti come lui ce ne sono stati e ce ne sono pochi. Massimiliano Cappioli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto. Massimiliano, con te bisogna fare questi preamboli lunghi, perché non capita spesso Sono spesso fuori, sì, certo. Ma possiamo dire che è pure giusto così, con uno come Massimiliano Cappioli? Cioè, non lo fa lui, Massimiliano. È sicuramente stato così poi. È vero. Non sei cambiato in questo senso. Massimiliano, noi abbiamo voluto sentirti qualche minuto perché ci tenevamo a conoscere il tuo parere sulla stagione, per quanto tu hai potuto... possa averla seguita della Roma, immagino che lo abbia fatto comunque, a prescindere da dove eri. Massimiliano, è stata un'annata in cui noi pensavamo si potessero confermare le tante cose belle della scorsa stagione. In realtà non è che sia andata proprio così. Adesso si tratta di chiudere bene e ripartire, perché davanti sta Juve non si prende, Certo, è vero. È stato tutto, a tutti euforici per lo scorso anno, euforici anche all'inizio di campionato, e poi una grande delusione, grandissima. Anche perché la Roma era attrezzata, non si sa cosa è successo. Domenica ci sarà questo derby, sarà molto difficile, anche perché la Lazio è arrabbiata, perché ha perso la Coppa Italia ieri sera, e incontrerà una Roma che neanche noi sappiamo come sta. Sarà molto difficile, poi il derby è sempre il derby. Dobbiamo vincere, dobbiamo portare a casa questo secondo posto e sperare l'anno prossimo di riformare una grande squadra. Serve poi quella sorta di come si può chiamare, di grinta, di capacità di reazione, quella che aveste voi quando avete vinto quel derby famoso, no? 3-0, perché in questo momento non dico che la Lazio arrivi da favorita, ma l'ultima parte di stagione ha mostrato una squadra comunque... No, ma mentalmente la Lazio arriva favorita a questo derby, mentalmente. Ma sulla carta no, sulla carta poi il derby è... La partita è differente a tutte le altre, questo è un derby molto importante, sarà molto sentito. Speriamo, come diciamo a Roma, che le squadre non si cagano sotto, faranno una grande squadra e vinca la Roma. Ecco fatto, tanto per sintetizzare, no? Massimiliano, allora siccome in campo ce ne saranno tre di romani, a meno che insomma Garcia non ci sorprenda con scelte un po' diverse, Florenzi... Quella volta noi eravamo una quindicina. Ecco, infatti io volevo arrivare, Florenzi, De Rossi e Totti... Sono i soliti luoghi comuni, Massimiliano, dire insomma che il romano lo soffre in maniera particolare, oppure una volta che giocati, non so, 2, 3, 4, 5, questa tensione in qualche modo si allenta. No, ma certo, ma sempre inizio, sempre dai, sappiamo tutti, anche all'estero lo sanno che il derby Roma l'ha molto sentito, anche i giocatori lo sentono, però lo sento la settimana prima della partita, prima del calcio d'inizio, poi sparisce tutto, svenisce tutto, si pensa a giocare al calcio, sì, è molto sentito, però quando sta in campo giocatori romani, sia della Roma che della Lazio, sputano il sangue, però a volte lo sai come succede. Pure troppo. A volte è troppo. Ma che succede in questi casi? Ci si appoggia, magari il gruppo capisce che c'è un giocatore che c'ha qualcosa in più, che è più lucido per quella partita che è particolare, ci si aggrappa a quello in modo particolare. Come no, magari questo qua è l'allenatore che capisce queste cose, perché in quel momento, anche nei momenti difficili, quella partita la vorrebbero giocare tutti, perché la partita è più importante a Roma dell'anno. Non è capitato troppe volte, in effetti, che si giocassero un derby seconda contro terza con una trentina, 40 milioni in palio pure, perché qui ormai i traguardi sono prima economici e finanziari e poi sportivi. Certo, infatti il calcio è cambiato tanto, perché adesso se il traguardo è quello, non perde tanti soldi per costruire una grande squadra per l'anno prossimo. Se non va in Coppa dei Campioni... I soldi ne arrivano pochi. Una bella ridimensionata. Ti manca qualcosa del calcio giocato, Massimiliano? Mi mancano questi momenti qui, la domenica, i momenti importanti. Ma io ho lasciato il calcio perché avevo la passione di andare un giorno da bambino su un'isola, ho lasciato tutto.
Sono diventato una persona comune come tutti gli altri. Sì, vabbè, tu sei un personaggio meraviglioso. A 3 anni sono in pensione. Qualcuno apre una carriera diversa, apre una vita diversa. Io non ho mai pensato a molti che amino, che abbiano questo rapporto simbiotico col mare. Ah, vabbè. Col mare come Massimiliano Cappioli, perché insomma da Ostia hai fatto bene. Voglio dire, il tuo mondo, eh? E comunque ti sei spostato tanto. Ma voglio dire, hai questa predilezione, puoi stare senza il pallone, senza il mare, no però? No, certo, no, va bene, ma anche senza il pallone, perché lì, per vedere la Roma, quando gioca di notte bisogna starsene alle 4 meno un quarto. Sì, lo fai? E poi quando vedi, a volte vedi anche che gioca male, ma quel caso che fate? Quel caso che fai? Ti metti a sveglio oppure fai tutta una tirata fino alle 4 di mattina? No, ti metti a sveglio, sennò con gli amici stai lì a chiacchierare, aspettare, però è difficile perché non è che gioca all'una o alle due. Sempre a quell'ora. È un orario impegnativo. Sono le 4 meno un quarto, è dura aspettare fino alle 4 meno un quarto. E invece cos'è che non ti manca proprio del calcio? Insomma, tu hai giocato pure in un'epoca in cui c'erano presidenti che erano anche più importanti dei grandi campioni che c'erano in Italia. Certo, vabbè, nel del calcio mi manca quegli anni là, vedere quando entri in campo anche i tifosi arrivano allo stadio e vedono dei grandi campioni, quando giocavamo noi c'erano tutti stranieri più forti al mondo stavano in Italia, i presidenti più forti stavano in Italia, era un calcio seguito, era un calcio, adesso non è più così, mancano campioni, l'Italia non so neanche a che posto sia nel ranking mondiale, che non si sa dove siamo finiti. I giocatori, no, quelli importanti che c'erano una volta preferiscono andare a giocare in Inghilterra, altre squadre. Questo sicuramente. Noi stiamo per salutarci, Massimiliano, non ti facciamo un interrogatorio il terzo grado, però un altro paio di rapide curiosità, te l'avevamo promesso, avevamo la fortuna di beccarlo, sì. Tra virgolette, proprio. Era appena arrivato, esatto, Massimiliano. No, ti chiedevo da chi ripartiresti per la Roma, ci dai i tuoi punti fermi per ma la Roma del questo futuro? È difficile, non lo so, perché ci sono giocatori che abbiamo pagato tanto quest'anno e hanno reso poco, non lo so, questo a parte della società, Uno l'hai detto, Iturbe lo confermi, per esempio? Iturbe lo confermo, sì. Perché sì, perché è giovane, perché non ha dimostrato niente, perché parlando con altre persone, quando stavo a Verona l'ultimo anno era Iturbe contro tutti, sì, è giovane, abbiamo speso tanti soldi, perché no? Non è che c'ha 30 anni, c'ha 21 anni. Certo. A volte ne abbiamo visti tanti colori, la Roma ha avuto dei giocatori che per un anno non hanno giocato, hanno cambiato squadra e sono andati a 2000 all'ora. Anna Ingolan, che consiglieresti, visto che poi viene da Cagliari, che era stata la tua casa, anche se eri in prestito da Roma, in quel caso era diverso il discorso, no? Anna Ingolan, certo, che ero in prestito, però poi sono tornato e mi hanno pagato. Anna Ingolan, che cosa vuoi dire Anna Ingolan? Anna Ingolan, dovremmo fare una colletta tutti quanti per fargli il contratto che merita, perché è un giocatore straordinario, un giocatore che non ha mai mollato niente, è un giocatore che merita una grande squadra, sicuramente gli piace Roma, vorrebbe stare a Roma, però il rendimento del giocatore è talmente tanto alto che tutte le squadre più forti al mondo lo vogliono e giustamente gli danno un sacco di soldi. Se ne sono chiaramente. Non sarà facile. No, direi di no, Massimiliano. Però facciamo una colletta tutti noi romanisti, mettiamo il soldo. Speriamo non ce ne sia veramente bisogno. Per 5 anni alto e ce lo teniamo. Direi perché di sì. È una colonna è una colonna troppo importante per il progetto della Roma. Vero, verissimo. Intanto ti giriamo tutti i saluti che ti manda la gente. Tantissimo. Marco Balduini, Chicco Parigi, Daniele Assisi. Vabbè, ma Massimiliano tantissimo. Sono legati in tanti, mica solo chi ha 40 anni come noi. No. Pure chi era più piccolino rispetto a noi, parliamo di partite che ci sono rimaste dentro. E in chiusura mandiamo pure una cosina per Massimiliano. E invece prima volevamo chiederti però di Totti e De Rossi. Conosci abbastanza, direi, sì. No? De vista? Che stagione è stata e per loro ci sarà un futuro a che livello nella Roma? Sai che quest'anno, soprattutto De Rossi, sono stati messi in discussione entrambi però. Ma lo so, ma la Roma è sempre così, mettiamo sempre in discussione chiunque. Francesco purtroppo l'età comincia a pesare, Daniele è un giocatore sempre importante, non ha fatto il suo rendimento, non è stato costante. Però è sempre un giocatore tante. Totti l'età, però il carisma, la personalità del campione si vede sempre.
prossimo anno sarà dura per tutti, non lo so, sarà dura anche per noi tifosi, mi sa. Tanto lì non è una novità, non è una novità. Altro che sveglia. No, tra l'altro tu il signorino l'hai tenuto praticamente a battesimo, perché insomma Massimiliano Cappioli e quella Roma lì, Francesco Totti muoveva i primi passi importanti anche da titolare in quelle partite. Tantissime ha fatto da titolare, ma si vedeva dai in campo. Sì, poi c'era l'argentino che lo voleva dare a al Cagliari in prezzo. Argentino, manco lo nome, manco lo nome che non spiace. No, io non so niente a che vedere con lui. Non ne avevo sentito parlare. Ecco perché forse Massimiliano Cappioli... Ho fatto un favore, una volta ho giocato che abbiamo vinto pure 3-0 col Milan. Totti, Cappioli, Balbo. Che spettacolo. E non fu una brutta partita. E non fu riconoscente. Un brutto gol pure. E non fu riconoscente poco. Non andiamo in servizio con quello, vado. Lasciamo perdere. I brutti ricordi da rievocare, invece noi vogliamo salutare Massimiliano con un ricordo, forse il più alto, no? Il più bello che c'è stato nella tua carriera angelorosso, non lo so, non mi permetto quasi. Penso che già ho capito, direi di sì. Certo, presenza di tutti, po', il sogno di tutti. Il sogno di tutti che magari così, fra un viaggio e un altro, fra un'isola e un'altra, Massimiliano, tu ripercorrendo anche quello che è stato il tuo vissuto, la tua carriera, non potrai non ricordare questo gol e l'esultanza che ne è conseguita a quel pomeriggio strepitoso. Massimiliano, è stato un piacere, noi ti lasciamo così. Grazie anche per questo. Grazie a tutti. Ciao. Moriero, passa tra Favalli e Winter. Moriero è in aria, traversone basso e il gol di Cappioli. 24 minuti, 45 secondi, Cappioli, Lazio 0, Roma 2, è il delirio in curva sud.